Siamo a Siv, ci siamo, a Piedimonte San Germano. Io sono appena arrivato al Metropolis con Da Bass Sound System. Ragazzi, yes, guardate qua, ecco, questo di me è il Metropolis. Quindi io vi aspetto questa sera, mi raccomando, da Misty Seven. Iscrivetevi al canale di YouTube se ancora non siete iscritti. Qui ci sono un po', cioè già la family che attende lo show di questa sera. Yes, Raigo, mi raccomando. Alla family, saluta tutti quanti gli iscritti di YouTube. Rispetto, stasera, ragazzi. Sempre, sempre e comunque. Ma tu lavori? Ed eccoci qua, Pix Radio, e c'è anche il boss. Yes, come è Brenda? Everything cool, man. Everything blessed. Ready for tonight? Yeah, man. Yeah, ready for everything, man. In questa nuova yard, fra poco vi vedrete lo show, ragazzi. Non vi preoccupate. Ci siamo al Metropolis e siamo pronti per questa serata con Da Bass Sound System. Questa sera, mentre drinkeggia, yeah, vi ho portato Claico, che ha organizzato questa serata e che l'ha spinta all'infinito. Infatti attendiamo che si riempie il locale per iniziare a fare un po' di freestyle. Siete benvenuti al Metropolis, mostralo. Eccolo qui. Yeah. Come potete vedere, locale eroico che ha salvato praticamente tutta la scena underground fino ad ora metal italiana, e ci riuscirà anche con altri generi. Non a caso questa sera stiamo facendo un esperimento letale che avrà un successo letale, altrettanto letale, il reggae al Metropolis, in un locale dove per il 90% del tempo si fa metal, quindi esattamente. Ci sta, questa zona ha molto bisogno di una frequenza musicale del genere, quindi abbiamo pensato di chiamare i mitici Da Bass con il mitico Shaq, yeah, che prenderà un microfono e farà il panico. Yes, yeah. sì, grande bro. E invece, per quanto riguarda appunto questo locale, da quanto tempo è che esiste, che ci fanno queste serate? Questo locale esiste da poco più di un anno, okay. Ma esisteva il suo padre, chiamiamolo così. Sì. Era il 500 Caffè, si situava a pochi metri da qua. Ok. È stato chiuso causa forze maggiori, con 40 virgolette a sinistra e 40 virgolette a destra. Quindi è nato un po' pure per ribellione, insomma. Noi ci facciamo sentire, ok? È un locale basato sulla musica dal vivo, a prescindere dal genere. Abbiamo scelto il metal un po' perché c'è una grandissima scena nel Cassinate, questo non lo so, però dà tanto anche quel genere là. Lo paragoniamo spesso al reggae per ideali, non lo so, è presente la scena punk? Sì, magari sì, vabbè, certo, sì, c'è stato anche un periodo storico in cui le cose andavano sulla stessa strada tra il punk e il reggae, ma comunque, dai, ragazzi, che dire, si prospetta una bellissima serata, lui in motocicletta sta da paura, e niente.
niente, fra poco ci vediamo on the mic. Shaq Marali da Bass Sound System. Stay tuned. Shaq Rastafari. Rastafari. Culture, feeling, and
siamo alla metà di un segnale fortissimo al mio 3. 1, 2, 3. Metropolis, possiamo fare di meglio. 1, 2, 3. Regando all'ex SNIA, c'è un'altra serata con Dabba Sound System, esattamente Ethiopian Liberation Dance, un evento organizzato con la comunità etiope, a quanto ho capito, e ci saranno anche tanti dibattiti, infatti già è iniziato a quest'ora, sono è iniziato alle 5, sono le 7, e invece nella parte esterna ci sarà il appunto il sound di Dabba Sound System. E si prospetta veramente una bellissima serata e non vedo l'ora di mettermi al microfono. E niente ragazzi, stay shut, stay true, yes I, big up. Siamo quasi alla fine, però vediamo fino a che punto.
scenari, per esempio l'Africa, ma non una volta. Ciò accade continuamente. Quando nel 1936 gli italiani arrivano ad Addis Abeba e proclamano impero etiope e dicono che l'Italia adesso fa, che l'Etiopia fa parte dell'impero italiano, ovviamente Haile Selassie deve andare a Ginevra, ma altri soldati, circa 40.000 soldati, gli Armagnoc, continuano a combattere. E qui è interessante per chi come me ama la storia, perché è uno dei primi casi moderni in cui questi soldati sparsi in tutto il territorio si organizzano, ma non potevano fronteggiare gli italiani che avevano aerei, mitragliatori, cannoni. Loro davvero avevano forse qualche vecchio fucile, ma vecchio vecchio, e poi veramente le spade, il pugnale, le lance, armi medievali, perché l'Etiopia era un paese ovviamente sottosviluppato. Eppure non si arrendono, e per un paio di anni, per chi dicevo ama la storia come me, fanno una cosa che sarebbe come gli albori della guerriglia. Voi amate la storia come me, l'ho capito da te, molti qui, ma voi in particolare. Come poi è successo, per esempio, in anche te amate la storia come me. Io dal liceo non amavo, quando ero giovane non amavo, negli anni ho visto che invece si ripete spesso. E se alcune cose hai il potere e la capacità di assimilarle, le puoi rileggere. Quindi viene fatta questa resistenza, e un po' riesce a tenere, diciamo, viene inventata una cosa che poi ha fatto anche Che Guevara in Sud America o i Viet Cong in Vietnam, cioè la guerriglia. Se noi vediamo le antiche battaglie fino all'800, 700, 800 eccetera, sono battaglie, chiamansi campali, due eserciti uno di fronte all'altro che si sparano e si ammazzano, e la cosa va avanti così. Gli etiopi capiscono con l'invasione che non possono fronteggiare in campo aperto gli italiani che hanno dei mitragliatori e loro con le frecce, è ovvio che sarebbero morti tutti, e quindi un po', mi viene da dire, alla Robin Hood, si muovono in una guerriglia che loro stessi chiamano, per così dire, codarda, perché loro devono attaccare alle spalle, i plotoni italiani devono attaccare alle spalle, devono attaccare quando il plotone è già passato, fare delle trappole, sfruttare, in Etiopia adesso è la stagione delle piogge per esempio, quindi sfruttare eventi meteorologici, ma tutto questo ha aiutato poi la liberazione dell'Etiopia ed è servito poi anche in altre guerre. Anche uno che ama la storia si potrebbe chiedere come è possibile che il Vietnam abbia vinto la guerra contro gli Stati Uniti. Io da amante della storia me lo sono sempre chiesto, come è possibile con tutti i soldi, con tutti i film che gli Stati Uniti hanno continuato a fare, dice, se non facevano il Vietnam che film avrebbero fatto, ma anche tutti i soldi che i vari governi degli anni si sono passati e che ci hanno speso gli statunitensi, eppure non ce l'hanno fatta, perché per questo concetto di guerriglia, di conoscere il territorio, e qui si va nello specifico nell'Etiopia, io faccio la guerra. C'è la fila, significa che può essere solo qua. Questo è lo zighini del genere etiope.
Shut up!
Fuck the door!